Città Futura è presa, impegnata, impegnatissima direi in queste politiche. L'attività di Città Futura è quella lì di individuare i futuri candidati casertani, i candidati casertani, i futuri parlamentari, quale tra questi sia il migliore veicolo per sostenere le tematiche da anni Città Futura porta avanti. Il metodo è lo stesso di quello lì che è stato applicato per quanto riguarda l'elezione provinciale, cioè noi sosteniamo la casertanità. Cosa significa sostenere la casertanità? Che porteremo avanti deputati o senatori che sono candidati a Caserta e che sono di Caserta e che vivono Caserta. Noi diciamo basta a quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 20 anni sono arrivati a Caserta e dico sono arrivati perché non vivevano Caserta e nemmeno conoscevano Caserta, ma con auto blindate venivano a Caserta, facevano caccia di voti, venivano eletti nei consigli, nei collegi casertani. E poi sparivano. Bisognava andare da Federica Chanel a chi l'ha visto per magari chiedere: guarda, a Caserta ci stanno dei problemi, guarda che a Caserta c'è Striscia la Notizia che attenzione alle problematiche, sei in Parlamento, sei al governo, fai qualcosa per la città dove sei stato eletto. Ma assolutamente questo non è stato fatto. Tant'è vero che l'ultima statistica nazionale, la Caserta come provincia, risiede tra le ultime posizioni per vivibilità e qualità di vita. Noi chiediamo ai candidati al Senato e alla Camera della Repubblica di sostenere temi chiarissimi, parlando della precondizione del vivere in comunità, quindi con riferimento ai temi della sicurezza, lo sviluppo del territorio, creare dei moltiplicatori, cioè sviluppo per mettere in condizione le imprese locali di poter crescere, quindi aiutare a lenire la grave crisi del lavoro che è in questa città. Ci sono una serie di tematiche e man mano noi le pubblicizzeremo, le indicheremo ai vari candidati. Chi sosterrà con forza e quindi ha molta possibilità, probabilità che con il nostro nudo raggiungerà il Parlamento, queste persone sosterremo con forza, senza se e senza ma, per il benessere della città, per il bene dei cittadini casertani. Con nessun partito, ma con i casertani, a sostenere i temi per dare una miglior vita e qualità di vita della stessa ai cittadini casertani.